Per fare belle foto, specialmente nella portrait photography, ci vuole una bella luce. Quante volte hai sentito questa affermazione? Ma se sei in esterni, magari nelle ore centrali della giornata, magari senza alcuna attrezzatura specifica se non una fotocamera e un obiettivo, penserai che non c'è tecnica fotografica che regga. In realtà non è così e in questo tutorial ti spiego passo passo come procedere con consigli semplici e senza utilizzare alcun accessorio. Ti porto con me in uno shooting fotografico con condizioni di luce ai limiti dell'impossibile. Ciao, sono Mariano di videozappo.com. Prima di avere uno studio fotografico tutto mio, ho scattato tonnellate di foto in condizioni di luce a volte anche impossibili e in questo tutorial ti racconto i 5 trucchi fondamentali per tornare a casa con delle belle foto di ritratto anche col sole di mezzogiorno e senza usare alcun accessorio. Sono tutti consigli preziosi anche se fai foto di matrimonio dove difficilmente puoi scegliere le condizioni di luce in cui scattare. Per questo shooting utilizzerò un'attrezzatura estremamente semplice, direi alla portata di tutti. Ho la mia Sony A6400 recensita sul canale, link in descrizione e nella card sopra la mia testa, e questo obiettivo che sto testando è il Viltrox 56mm f1.4, lo recensirò sul canale, ragione ottima per iscriversi, una recensione assolutamente da non perdere. Ti anticipo che, a parte un paio di cosine, questo obiettivo è davvero una gran figata. Ti linko nella descrizione la pagina del costruttore dove puoi averlo a prezzo scontato. Tutte le istruzioni nella descrizione sotto a questo video. Non far caso al mio telefono attaccato qua sopra alla macchina, serve esclusivamente per registrare il viewfinder e dunque farti vedere quello che sto facendo. Prima di iniziare vorrei darti qualche consiglio generico. Stai interagendo con una persona, non te lo scordar mai, ha le sue esigenze, le sue necessità, le condizioni sono, in questo caso ti assicuro, estreme, fa un caldo assurdo, il sole è fortissimo e dà anche un discreto fastidio agli occhi. Dunque fai attenzione anche a questo, tenere gli occhi ben aperti per lungo tempo a molte persone può dare fastidio estremo quando c'è così tanta luce. Dunque, per esempio, basta che ti metti d'accordo, 1, 2, 3, apri gli occhi e nell'istante in cui gli occhi sono aperti scatti. In questo modo non si affaticheranno gli occhi, lo sguardo sarà più pulito e più intenso. Considera anche che in condizioni di luce così elevate è molto facile incappare nella sovraesposizione, dunque bruciare le alte luci. È la cosa peggiore che tu possa fare, specialmente se c'hai a che fare con qualcosa di bianco. Penso banalmente ad una sposa durante un servizio di matrimonio, fai estrema attenzione a non bruciare le alte luci. Puoi controllare con l'istogramma, con l'apposita indicazione nel display della macchina, ma insomma prestaci attenzione perché sarebbe una condizione irrecuperabile. Tieni presente che avere uno sfondo scuro, non come in questo caso, può aiutarti a isolare il soggetto e questo funziona particolarmente se lo sfondo non è così tanto interessante. Allo stesso scopo puoi aprire il diaframma al suo massimo valore in maniera tale da staccare ulteriormente il soggetto dallo sfondo. Non esagerare con l'apertura del diaframma nel caso in cui tu abbia bisogno di una minima profondità di campo, perché per esempio questo obiettivo f1.4 da vicino mette a fuoco un centimetro di profondità e questo può essere davvero troppo poco, specialmente se stai fotografando, parlo di nuovo di matrimoni, due persone, e avere un po' di profondità di campo in quel caso funzionerà. Magari un diaframma intorno a 4, 5, 6 può essere decisamente più gestibile. Di luce ce n'è tantissima, dunque ISO al minimo. Io personalmente preferisco scattare a priorità di diaframma o completamente in manuale. Come in qualunque altro genere fotografico, ti consiglio di guardare con attenzione il soggetto che stai fotografando, in questo caso la persona che stai ritraendo, e cerca di guardarla da ogni punto di vista,
come si muove, quali sono i suoi gesti spontanei, quali sono le sue espressioni. Questo, se stai fotografando un familiare, ovviamente ti sarà molto più semplice, ma anche se è una persona che conosci in quel momento per la prima volta, presta particolare attenzione a questo aspetto, guardala come si muove, giragli intorno, cerca di capire quali sono i suoi punti di forza, quale può essere la inquadratura più espressiva che la valorizza al meglio. E ti consiglio di fare questa operazione con nonchalance, semplicemente appunto osservando, guardandoti intorno. Ma anche quando hai stabilito la tua inquadratura, dunque stai guardando in macchina, prova a variare l'altezza, a variare leggermente il punto di vista e scoprirai che ci sono piccolissimi spostamenti che cambiano completamente la tua foto. Ma ora passiamo ai consigli specifici, perché di questa luce orribile non se ne può più. Mi aiuterà Eva, che ha trovato il coraggio di sfidare una giornata qui a Roma davvero davvero caldissima. Ti lascio nella descrizione qui sotto il link al suo account Instagram, ma anche a un altro video che abbiamo realizzato insieme su una tecnica fotografica, il light painting applicato al ritratto, che puoi realizzare con un'attrezzatura minima ma ottenere foto di grandissimo effetto. Il primo consiglio che posso darti, molto semplicemente, mettiti controluce. La luce su di me è fortissima, arriva molto molto dall'alto. Eva invece in questo momento ha il sole alle sue spalle e se scegliamo un'angolazione corretta il suo viso sarà completamente in ombra ed avrà una bella luce diffusa. Fai quello che ti piace, con le spalle mettiti bravissima, un po' più così, io anche mi sposterò un po' più di qua, così già è bellissima in realtà, però un po' anche ad alzare col... no, il viso sta bene giù perché altrimenti ti trovi... Prova a mandare i capelli da entrambi i lati, che probabilmente ti coprono un po' meglio dall'altra parte. Questo funziona molto bene. Ok. Prova anche con una... Brava, bravissima. Bravissima. Prova anche ad abbassarmi un po', che ti dovrebbe aiutare a guardare giù. Ma quello che avevi fatto andava benissimo vicino, brava così, perché diventa del tutto in ombra. Ok, fantastico. Molto bene. Come va, gli occhi danno fastidio? Perfetto. Allora, brava, eccolo qua, il sole se n'è andato, fantastico. Il secondo consiglio, molto semplice, è quello di spostarsi in ombra. È molto più facile resistere anche in condizioni di sole piuttosto intenso, qui ormai siamo a luna e il sole è davvero altissimo, ma poi se hai delle superfici riflettenti che ti aiutano a schiarire queste ombre otterrai una luce ancora più bella. Ma anche se così non fosse, un'ombra aperta, dunque anche illuminata soltanto dal cielo, ti permette una luce morbida e dunque che funziona decisamente meglio del sole diretto di mezzogiorno. La luce così è molto più bella ed è anche più bello lo sfondo, quindi la sfrutterei. Quindi una cosa, cioè vedi insomma una cosa che ti viene naturale e va benissimo. Proviamo, io provo ad abbassarmi un po' perché la luce arriva anche molto dal basso. Brava, anche questo è molto bello. Vediamo qualcosa di più stretto solo occhi e bocca, diciamo. Guarda che bello. Il modo più intelligente di sfruttare una luce che sembra remarti contro è utilizzare il rapporto tra il soggetto e la luce. Se Eva in questo momento guarda in basso, vedi come rimanga totalmente in ombra. Se alza lo sguardo e guarda un pochino più in basso, a questa maniera qui, nota come l'ombra del naso diventi lunghissima, e questo perché il sole si trova davvero altissimo. Ma se Eva inizia a guardare verso il sole tenendo magari anche gli occhi chiusi, in questo caso abbiamo un effetto di luce che è piuttosto simile a quello delle 6 di pomeriggio, alle 7 di pomeriggio, a un'ora in cui la luce è decisamente più gestibile, più tra virgolette bella, ma soprattutto più adatta a quella che può essere la fotografia di ritratto. In questa situazione, avendo una luce sostanzialmente frontale, ho impostato la macchina
nell'automatismo a priorità di diaframmi scatterò intorno a F4 e questo per avere quel minimo di profondità di campo necessaria in un ritratto. Se vuoi staccare maggiormente il soggetto dallo sfondo puoi aprire, come ti ho spiegato, il diaframma. Tieni sempre presente quello che si trova dietro al soggetto e considera anche che nel momento in cui Eva andrà a guardare in alto sarà per me facile proiettare l'ombra su di lei nell'istante in cui vado a inquadrare. Dunque presta attenzione a come ti muovi e a dove finisce la tua ombra o quella della macchina fotografica. Facciamo così, 1, 2, 3, apri gli occhi. Io prima ti inquadro, ti metto a fuoco, ti sistemo, diciamo, dopodiché possiamo aprire gli occhi, così hai la luce giusta, quindi la mano la puoi tenere anche al contrario, per esempio ti puoi spostare così, poi bravo, tenendo sempre presente che purtroppo 1, 2, 3, allora di nuovo ci abbiamo il viso che si sposta alto, 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 bravo, ecco qua, piega poco poco il viso verso la tua destra, trova delle ombre interessanti. Ora il sole è davvero davvero altissimo, ma tra poco io e Eva ci sposteremo qui al sole e utilizzando il cappello cercheremo di mettere in ombra il viso o comunque di creare delle linee interessanti. Mezzogiorno, in questo momento in realtà sono le due, ma insomma il sole proietta l'ombra proprio per terra e di conseguenza è piuttosto complicato trovare delle ombre così carine. Però utilizzare della vegetazione, una rete, un qualsiasi elemento che crei un motivo grafico con il sole e l'ombra può essere un arricchimento appunto della composizione e puoi sfruttare a tuo vantaggio questa luce. Funziona meglio se riesci a superare le 3 del pomeriggio, insomma, o comunque con il sole ad un'altezza ragionevole, quando il sole, come ora, è praticamente allo zenith. Questo espediente potrebbe darti qualche delusione. Più dalla tua alla tua destra lo puoi piegare. Brava, esatto. Guarda che bello. Eccola qua. Che carino. Di grandissimo aiuto possono essere le superfici riflettenti. L'abbiamo già parzialmente visto prima quando stavamo scattando in ombra con le mura dietro. In questo momento abbiamo questo sfondo, questo murales che funziona piuttosto bene e di fronte a noi c'è una distesa di cemento rovente ma chiara che dunque riflette una buona quantità di luce. Questa cosa puoi utilizzarla sia stando in ombra come faremo adesso con Eva, ma anche se sei al sole, utilizzare una superficie che riflette il sole, la luce in maniera molto intensa, ti aiuta anche, per esempio, se stai scattando con il sole alle spalle del soggetto e puoi utilizzare questa superficie come una schiarita naturale. Presta ovviamente attenzione al colore della superficie che riflette la luce, perché la luce riflessa prenderà quello stesso colore. In questo caso è cemento, è bianco e grigio, va benissimo. Anche un muro, se ha una dominante leggera, riuscirai poi facilmente a correggerlo in post. Non esagerare con i colori. Un muro rosso o verde può diventare troppo e può essere poi impossibile sistemare il file in post-produzione. Stacca poco poco la testa, brava, fantastica, perfetta, bravissima. Questo funziona molto bene, bravissimo. Stacca poco poco la testa dal bravissimo, fantastica, ottimo. Anche soltanto una e questa fa proteggerla, brava. Questo pure va benissimo, guarda gli occhi, meravigliosi. Ti avevo detto 5 consigli, ma te ne do un sesto. Prova la silhouette, considerala sempre. Quando sei in condizioni di luce critica, in questo momento è quasi impossibile perché il sole è praticamente sopra le nostre teste, ma rialzando un pochino Eva e sdraiandomi a terra con un'ottica relativamente corta puoi riuscire a fare una bella silhouette anche completamente nera con il sole praticamente dietro al tuo soggetto e questo può creare comunque delle immagini molto grafiche ma senz'altro interessanti. Sì,
questa è molto carina, molto carina. Molto bene. Stringi poco poco il braccio. Bravi, bella, bella, bella. Dopo tutta questa fatica, in ripresa, è giunto il momento della post-produzione, che è una fase piuttosto importante, perché se hai fatto caso, abbiamo cercato sempre di preservare le alte luci, ma questo ci ha portato ad avere delle ombre piuttosto chiuse. Dunque, in post-produzione faremo il contrario, apriremo molto queste ombre, ma questo può portare alla comparsa di molto rumore in queste aree che, oltretutto, sono anche le più importanti della tua foto. Fortunatamente si tratta di ritratti e quindi un intervento anche un po' aggressivo sul cursore della riduzione del rumore non farà nient'altro che contribuire a lisciare la pelle, e con le luci così dure non è di certo un problema, anzi si tratta di un bel vantaggio. In ogni caso, se sei iscritto alla mia community o abbonato al canale, trovi tutte le informazioni nella descrizione qui sotto. Ho dedicato un tutorial completo alla post-produzione di queste immagini, dove ti guido passo passo al editing di tutte le foto che abbiamo realizzato, una per ogni tipo ovviamente. Come immagini, la soluzione più professionale quando le condizioni di luce sono brutte o addirittura drammatiche, come oggi, è quella di utilizzare un flash, anche un piccolo flash. In esterni, in queste condizioni, può essere di grandissimo aiuto. Io ho dedicato un corso completo all'uso del flash, lo trovi nel video Zappo Fan Club, puoi accederci dal pulsantone qua in mezzo, ma se invece vuoi iniziare al volo, in questo video ho spiegato tutti i concetti fondamentali. Io ed Eva ti ringraziamo per aver guardato questo video, ma soprattutto ricordati, non smettere mai di imparare. Ci vediamo nel prossimo video.